Ciao a tutti, sono Martina Giorgi, direttore artistico del Festival della Bellezza che si terrà a Candelara dal 22 al 25 giugno. Sono quattro serate dedicate alla cultura, alla bellezza culturale, alla musica, alla danza, l'arte e l'artigianato. La prima serata è il giovedì 22 giugno, è quella dedicata alla danza e vedremo Ilaria Barzetti e la compagnia di flamenco Alma Gitana insieme alla performance musicale di Arca Ira. Venerdì 23 giugno invece è la serata dedicata alla musica, ma non solo la musica, ma anche l'associazione teatrale Le Ombre. Poi seguirà Choro de Rua, il duo brasiliano, e I del Barrio, il trio di musica argentina. E alle 18.30 in preserata avremo la presentazione del libro di Nino Finauri, Le lezioni del mare, con a seguire la degustazione di vini tipici locali. Sabato 24 giugno invece è la serata dedicata all'arte e vedremo una piccola sfilata di Gloria Bellardi, la fashion designer pesarese, e la critica d'arte Cecilia Casadei ci farà un excursus della bellezza dal 500 ad oggi, sia iconografica che architettonica e del nostro territorio. Poi Mario Mariani in un concerto un lungometraggio del 1920, Il principe Ahmed, ispirato alle Mille e una notte. Alla fine volumetrica DJ set chiuderà la serata per i giovani nella bellezza della musica dal mondo. E alle 18.30 sempre in preserata Tiziana Paci più degustazione e la presentazione del libro avverrà nell'oratorio parrocchiale. Ultima serata domenica 25 giugno è la serata dedicata al musical, un musical riscritto dalle giovani allieve del coro Crescer Cantando, Alice nel paese delle candele. E per chi volesse riscoprire le meraviglie di Candelara può venirsi a godere questo spettacolo. E molto importante l'artigianato che sarà qui nella piazzetta del paese di Candelara e gli artisti tra pittori, ritrattisti e disegnatori. E gli stand gastronomici che saranno nel giardino della cisterna qui all'interno delle mura castellane sono aperti dal venerdì la domenica, offerti dalla Proloco di Candelara. E vi lascio con una frase che è la frase che un po' mi ha ispirato per il festival ed è una frase di Peppino Impastato che dice: se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Un grazie particolare va alla Proloco di Candelara e all'Assessorato alla Cultura e alla Bellezza, nell'assessore Daniele Vimini, e un grazie anche a tutti i volontari che danno una mano e alle mamme che parteciperanno nel musical, alle coreografie, alla band, alla musica, a tutti veramente. E vi aspettiamo quindi a Candelara dal 22 al 25 giugno, Festival della Bellezza, e viva la bellezza e la bellezza del borgo, del nostro borgo. Grazie.